Oh, eccoci qui, benvenuti nel quarto episodio di Lords of the Fallen. Dopo non sapete quanto tempo, non lo registro circa da 4, forse giorni, 5 giorni. E dall'ultima volta ci sono stati parecchi cambiamenti, ve lo dico fin da subito, perché ho portato la radiosità e l'inferno a 22 e rimarremo lì per adesso per un po' di tempo. Ho farmicchiato qui e lì, ho potenziato, ho modificato, diciamo che ho fatto tutte quelle robe che da mostrare in video sarebbero state noiose perché sono stato letteralmente io che giravo in un'area, shottavo tutto quanto e poi compravo, potenziavo e cazzapippoli vari. Per il resto, la più grande cosa che c'è stata dall'ultima volta, in realtà sono stati gli incantesimi e soprattutto dov'è, se la riesco a trovare. Questa cosa qui, no, dov'è? Questa roba qui. Ho comprato la chiave del trespolo del pellegrino. Perché visto che avevamo cambiato zona, mi dispiaceva il fatto che poi magari mi andava a dimenticare delle cose. Perché in questa zona qui non apriremo, diciamo, questa porta qui e queste porte qui in generale, perché ne abbiamo incontrate già due, perché immagino siano delle cose molto avanzate. Ma andremo ad aprire un paio di porticine. Di quelle piccoline che abbiamo trovato. Perché una è qui. L'altra dovrebbe essere proprio all'inizio della zona. Ma comunque, dall'ultima volta, come potete anche vedere, ho cambiato arma. Ho preso il mazzafrusto. Ho preso gli incantesimi nuovi. Che ancora non ho mai provato, onestamente. Che cos'è sto bordello? Vabbè. L'unica cosa che ho provato è stata il mazzafrusto. Perché è stata veramente, veramente bella come arma. A parte che infligge sanguinamento. Ma comunque, diamo un attimo il via all'episodio. Diciamo che questi sono sempre i resoconti che vi faccio a inizio episodio per farvi un attimo capire che cosa sono andato a fare o meno. Come vi avevo detto, diventeremo degli incantatori d'ombra probabilmente. Anzi, in realtà noi diventeremo anche degli incantatori un po' di tutto, perché col fatto che è una quality che saranno sempre uguale, noi essenzialmente possiamo fare sia roba radiosa, che infernale, che umbra e compagnia. Allora, io... L'unica cosa che usavo era il dardo, però abbiamo sbloccato questo incantesimo con R2. Che credo sia appunto quella che faceva il boss. Questa con l'X. Oh. E queste sono tipo delle sorta di mine. E poi... Ok, sempre lo stesso occhio, ma questa dovrebbe essere... È una torretta che ci segue e che ci spara, veramente, figata. Poi ovviamente ho preso i mucchietti di pietra del mana, tutte quelle robe. Diciamo che voglio rendere il quanto più, diciamo, fruibile e tutto di un flow la serie. Non voglio che ci siano quei momenti in cui io, cazzo, devo andare a farmare 2000 di vigore per fare le robettine. Ma comunque, vediamo che cosa fa questo globo, perché sicuramente farà avvizzimento, giustamente. Sì, non dovevi... Oh, trapassa i... Che cosa vuol dire? E tra l'altro va anche a multi-target. Così. Che cosa vuol dire questa cosa adesso? Cosa vuol dire? Comunque abbiamo sempre il nostro archetto. E questo non l'abbandonerò mai, io ve lo dico, ragazzuoli. L'arco comunque. Io in realtà vorrei provare un po' tutte le armi. Un po' tutte le cose che c'ha da offrirci il gioco. Perché sembra veramente tanto tanto divertente anche giocato sotto questo punto di vista. Le. Ehi, sono riuscito a rompergli con un colpo l'elmo. Dove sta lui? Minchia, non ti vedo, sei uguale all'ombra. Qua sotto ce ne dovrebbe essere un altro. Sì. Devi mirarlo. Ok, adesso tocca al signorino. Proviamo a ritornare un attimo con la campana. In realtà è una cosa che vorrei fare anche, ed è un peccato, questo è un piccolo difetto del gioco, che secondo me dovrebbero collegare... Gli incantesimi non tanto alla lista che abbiamo qua, ma alla campana. Perché vedete, io col fatto che posso usare tutto, se voglio passare alla campana sacra, lui mi mantiene i vecchi incantesimi. Però io tecnicamente posso usare arma radiosa sulle armi, il che mi darebbe un sacco una mano. Questo è un po' un peccato, forse l'hanno fatto per evitare magari quelle sorta di combo che si vanno a creare nei Souls, dove la gente si buffa 450 volte. Che cosa stai facendo tu qua sotto? Giustamente mi vuoi menare. Allora, rievochiamo la nostra pallina qua. Visto che queste sono mine, mettiamo le mine. Ce la fa ad uscire? O è talmente tanto stupido che non ce la fa?
Madonna. Madonna, le build su avvizzimento comunque devono essere qualcosa di devastante. Devono essere qualcosa di veramente devastante. La prima porta che dovevamo vedere era questa qua giù. Io ho paura di quello che ci troviamo. Speriamo in realtà che non porti a una gigantesca zona. Però dovrei aver capito in teoria dove stiamo andando. Oddio, c'è un fantasma. Aspetta che c'è troppa gente. C'è fin troppa gente là fuori. Per i miei gusti. Becca. E siete anche più duri. Madonna se son più duri. Oddio. Però vedete, sì, questa chiave porta delle zone avanzate. Ma tanto tanto avanzate. Perché raga, questa non è, dici, la cazzatina. No, è leggermente più forte. No, 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 no. Lui fa male. Questa roba dovrebbe anche avvelenare, perché ho visto che fa tutta roba verde. Madonna. Ma è un gigantesco AOE. È un gigantesco AOE. Lei che vuole fare? Vuole muoversi. Io continuo così, l'avvizzimento colpisce tutti i mortali. Ea. Quanto dà? Siamo a 3600. Quasi 400, 300, Poco di certo no. Va bene. Piccolo frammento di Ederalium. Questo molto buono. Qua fuori. Però madonna, gli incantatori quanto sono belli su questo gioco. Quanto cavolo sono belli. Quindi io posso fare anche questo e colpire tipo tutti. Bene o male sì. Chi cazzo è quello? No, no. Cosa ho visto? Tra l'altro c'è un fantasmino. L'abbiamo avvelenati. Peccato che c'è il fantasmino del cavolo. Sta laggiù, ma non lo... Madonna, guardalo. Quello sembra tipo uno di quelli fighi di fantasmini, però è diverso da quelli che abbiamo incontrato fino ad adesso. Perché, a parte che riesce a fare multiplo. Oni. Ho sbagliato tasto, ma a dettagli. Madonna l'avvizzimento. Madonna l'avvizzimento come colpisce. Cosa si sta creando qua? Vabbè, che cosa c'è qua fuori? C'era tutta veramente la sagra, non lo so che cosa. È stata a fare la processione. Ma ho capito, ma questa è bastarda come cosa, ragazzi. Cioè, dietro una porticina un esercito del genere è cattivo, Dov'è? Sta lì. Eccolo. Vai giù. Godo. No, però non ci ristiriamo male. Io perché sto andando di qua che non so che cosa c'è di qua. Devi targettare quello. Allora sì, il target diciamo che non è propriamente il punto forte di questo gioco. Come i muri su cui rimbalziamo sempre. Ma questo è veramente i souls like 1-1. Cosa stai facendo? Ah, cuccia. Cosa è successo? E ce n'era un altro. Però adesso che abbiamo un po' di pace. Sono proprio degli esserini con le... Hanno anche delle braccia. Ovviamente un occhio. E le fauci. Sta cosa delle fauci in realtà è molto molto presente. Ma anche all'inizio gioco, quando leggiamo quelle frasi lì, sono, mi sa, indirizzate proprio verso la putrida madre. Perché giustamente vuole divorare tutto, perché è tipo la morte, credo. Però perché rendere immortali gli schiavi? Cioè, qual è il nesso di Umbral di voler, diciamo, rendere immortali o rigenerare le ferite alle persone? Artiglio del guerriero. È un anello. È un amuleto. È un amuleto. Un pendente che incorpora l'artiglio di una potente bestia. Aumenta i danni fisici e la difesa dei danni fisici. I principali fondamentali della maggior parte delle religioni dedicate al culto del giudice guerriero sono la forza fisica e l'abilità militare. Ok. Giustamente. Io in realtà avevo messo questo per potenziare gli incantesimi. Però non so quanto a noi in realtà possa servire. Eppure voi siete più forti qua. Giustamente.
Perché in realtà vorrei implementare molto gli incantesimi all'interno del mio stile di gioco. Però vediamo, perché comunque richiede molte molte risorse. In realtà anche questa zona qui per farmare non è che era stupida, eh. Anzi, c'è un muro invisibile. Sarebbe stato bellissimo. Perché però posso venire qua giù? Ci sono le chiappette di un tizio? Perdonatemi se oggi sto anche sparlando un po'. Ma diciamo che quando registro queste cose sono sempre molto sciolto da magari le live, il post live o altri vari lavori secondari. Quindi ci metto sempre un po' a carburare, ragazzuoli. Va bene, la prima era questa roba qui. E la seconda in realtà dovrebbe ricollegarsi proprio all'inizio della zona. Mi pare. Vediamo un attimo. Perché poi dopo che abbiamo fatto qua proseguiamo per la via che stavamo facendo la volta scorsa nella palude. Non voglio andarmi ad infilare dietro a quelle porte semplicemente perché proprio questo piccolo sprazzo di roba che abbiamo vissuto ha dimostrato proprio la mia teoria. Cioè il fatto che quelle sono zone molto avanzate. Spero che vengano segnate in qualche modo nelle mappe. Credo di sì, perché tipo una è al mulino e una è qui. Ma comunque andiamo. Pure tu c'hai il parassita. Salve, ma sentite, dobbiamo andare in fretta. Aia, in fretta niente in realtà. È cattiva consigliera la fretta, carica. No? Dai, dai, dai che carichi. Giù. Giù, no, non va giù, va bene. Però l'ho preso in testa e ho fatto più danno, mi sa. Aglio. Madonna, il sanguinamento come entra bene con questa mazzetta. Questo è il mazzafrusto. Sono morto perché mi sono distratto. Questo è il mazzafrusto del boss che abbiamo affrontato, mi pare, nel secondo episodio. Comunque ci sta niente da fare, eh. Questi rimangono uno dei nemici più ostici, ma non tanto perché sono complessi o compagnia. No, no, è che hanno una quantità di hyper armor e vanno dritti. Cioè, tu puoi fargli quello che vuoi, loro vanno dritti. Allora, dobbiamo tornare all'inizio. Quindi di qua. Sperando che non moriamo nel mentre. Poi si va di qua. La telecamera non ha dato molto una mano, ma ormai mi sono abituato più o meno. Posso lanciarmi direttamente tipo lì? Ok. E tu? Di sotto, vai. Vediamo anche se droppa. Tutto bellissimo questo effetto che abbiamo attorno con tutti questi fili. Spero che li spieghino, anche perché nel lab soltanto noi e il signorino vestito di nero ce l'hanno. Ecco, dovrebbe essere questa. Esatto. Madonna. Madonna. Guarda tutte le... Oh. Madonna, ma sta roba è bellissima. Che tanto ora che ci faccio caso, i fili che ci provengono da addosso sono gli stessi che abbiamo qui davanti. E che non ti pare che uno può avere un attimo di calma? Perché sono stati... Cioè, si stavano tappando le orecchie per via del rumore della campana. O delle campane. Guardate poi che bello. Che tra l'altro, vedi, ho notato anche questa roba. Che molte volte in queste conformazioni, sta roba che si crea, si creano questi sorta di buchi dentati che mangiano le cose. Guanti della sacra risonanza. Ah, il set della sacra risonanza. Vediamo. Sperando che non mi salta addosso qualcuno adesso, ma lo sento. Che ti pareva. Andiamo a riposare, ho capito, va. Qua non ci sta un attimo di chill. Perché questo è spawnato così duro? Qui tra l'altro ci stanno dei ricettacoli. Questa vorrei vederla normale. Dio santo. Questa vorrei vederla normale. Vabbè che sarà semplicemente uguale senza tutto lo schifino. Torniamo di qua rapidamente che ci dovrebbe essere
diciamo, la grazia. Adesso mischio tutto. Ci si è messa a gamba tesa anche Elden Ring. Ah no, perché ci dobbiamo rifare tutto... tutta la camminata verso l'alto. Allora usiamo una falena vestigiale. Così torniamo rapidi rapidi qua. Allora, una grande campana malconcia e macchiata di sangue indossata da chi ha ricevuto la sacra risonanza. Una campana un tempo usata nella cerimonia della sacra risonanza. Le urla tormentate che riecheggiavano al suo interno si sono spente da tempo nel silenzio. Ecco perché i morti si stavano tappando le orecchie. Era per questa cosa della sacra risonanza. Chissà, magari ti rincoglionivano fortissimo. Fammi vedere, l'armatura c'è qualcosa. Vabbè, l'abito di chi ha ricevuto la sacra risonanza. L'agonia e la follia provocata dalla cerimonia della sacra risonanza portano alla morte quasi tutti coloro che vi si sottopongono. Ma i pochi che sopravvivono, quei fedeli che sentono il sublime suono del divino all'interno della cacofonia, sono considerati davvero benedetti. O schizzati male. Che tra l'altro, madonna! Ma credo che sia tipo un'armatura di Cristo. No, in realtà no, forse soltanto l'elmo. Sì, l'elmo è qualcosa di devastante, ma giustamente hai tipo una campana in testa. Ma va bene, andiamo alla palude. Bisogna continuare. Bisogna infilarsi nel pertugio, finalmente. Che è successo? Con te avevamo parlato? Mi sa di sì. E andiamo. Ovviamente sempre in Umbral. Ovviamente sempre in Umbral. Salve voi, eh. Che tra l'altro tra i vari incantesimi Umbra c'è anche quello del veleno. Il che è un peccato però. Perché diciamo il veleno fa un bel dot. Interessante. Però, cioè, preferirei molto altro. Ce n'ho un altro di quelli dietro. Mamma mia dei danni. Mamma mia dei danni comunque. Puoi livellare quanto ti pare. I danni sono punitivi. Non ti devi far colpire. Vabbè, con uno scudo, eh. Ero, diciamo, molto tentato di andare di dual. Però per adesso vorrei andare di scudo, ragazzuoli. Voglio vedere cosa ci può offrire magari un gameplay con i parry, con un po' di difesa, con un po' di regain anche della vita. Guardalo come va in giro da tra tutti i bersagli, il colpo che spara. Ma che figata. E tra l'altro fa anche tanto di avvizzimento, eh. Fa tanto. Dove stai andando? Vabbè, pensavo arrivassi invece, niente. Stiamo attenti che qua ci sono anche i signorini. Infatti facciamo un po' di pulizia nel mentre. Sì, però madonna, comunque sono degli sniper, eh. Il tracking che hanno i nemici è sempre qualcosa di... boh. Maronne. È sempre qualcosa di... no sense. Puliamo un po' la zona. Vabbè, là non mi interessa. Intanto lì non ci dovremmo mai passare. Salve. Madonna, ha caricato così al massimo. Non t'ha stannato. Aia. Aia, aia. Qua ci dovrebbe essere qualcuno. Madonna, guardate sto occhietto che cacchio di buchi che fa. Fa i buchi. Di giù ci sta uno con i trampoli. Ok. Ci siamo dimenticati delle anime, ma tanto le possiamo prendere ranged. Va bene. Chissà che cosa hanno cambiato con l'ultimo update. Lui lancia quei signorini. Chissà cosa hanno cambiato, perché io vedo che in realtà stanno spawnando molto molto di più i signorini Umbral. Magari hanno aumentato lo spawn rate. Perché potrebbe essere, eh.
Potrebbe essere. Minchia, per avere una mazzetta più 4 e non shottare voi che siete quelli base, comunque io sta cosa mi sorprenderò sempre. È una cosa veramente no sense. C'è il bello anche di Umbral, per carità, il dover stare sempre con qualcuno dietro che ti cerca, ti si vuole mangiare, compagnia, però... diciamo che alla lunga te lo aspetti, ma ti comincia ad andare un po' sulle palle come cosa. Abbiamo trovato uno di quelle doppie, le usiamo subito. Ed qui è morto qualcuno. Non si sa mai che ci serviranno gli occhi. Va anche dalla parte dove dobbiamo andare. Quindi tanto meglio. Lì si è buggato il signorino. Si è spawnato buggato, povero. Ti salvo io. Va bene, che volo. Questo direttamente da Dark Souls 2. Allora andiamo. In realtà stiamo già a un buon punto con l'occhio. Quindi io direi di sfruttare questa per riazzerarlo. Ci rinfiliamo immediatamente. Le pietruzze comunque grande acquisto, io continuo a dirlo. Sento qualche rumore da di là, ma non so che cos'è. Allora, la via mi dice a sinistra, però abbiamo già un bivio. Meno che non sia una sorta di cerchio. Abbiamo anche un checkpoint, io lo metterei, ho sbagliato. Il viandante! Il viandante! Ciao! Here you are again. If having your eyes open to the Umbral Realm hasn't driven you mad yet, then maybe you'll endure. Although you never really get used to it, you just learn to balance on the edge and ignore the whispers telling you to jump. I came to Mornstead once, a long time ago. I made a mistake, but now I'm going to put it right. Sì, è lui. I came to Mornstead. Va bene. Però vedo che ce l'ha anche lui. Ma che sia... che il motivo per cui non possiamo morire è che abbiamo un parassita pure noi. Potrebbe essere. Perché effettivamente... no, aspetta, forse ce l'ha anche lui una lanterna e non ci ho fatto caso. Sì, ce l'ha anche lui. Potrebbe essere che nella lanterna c'è inserito un parassita, uno di quei robettini. Però per esempio l'inquisitore là, come si chiama, non mi viene mai il nome. No, invece non ce l'ha. È già arrivato così. Dante è morto per mano di questo signorino. E indipare subito la cavalleria. Aspetti, Madonna. Questi bisogna temerli, ragazzi, perché sono forti, fanno male. E invece gli è entrato il sanguinamento, la percentuale a gamba tesa. E tu? Ma quindi, quanto range ha quella roba che abbiamo? Se io faccio da qua R2. Madonna, ma è un gigantesco cono davanti a noi. Ma tipo 30 feet, per parlare in modo D&D. Teschi del vigore. Altro teschio del vigore. Buono così. Cos'era quel rumore? Teschio del vigore. Di nuovo. Sì. Lo sapevo. Dark Souls 2 sempre. Ok, però vengono permastannati fino a una certa. Oddio. Lì giù c'è un drop figo. E mi sa che in realtà da di qua ci colleghiamo a dove c'era il viandante. Vabbè, voi cadrete sicuri. Anche se... che bella sta roba. Tu ti svegli? Spero di no. Voi sì, però voglio fare un attimo un test. Quindi mi trattengo per un po'. No, ci sono dei robbi, quelli che si possono rompere. Madonna. Ecco, visto che adesso siete tanti,
Fammi vedere il potenziale offensivo di sta cosa. Madonna, e avvelena pure, eh. E non consuma neanche così tanto, onestamente, mana, mortacci tua signo. Non consuma neanche così tanto mana. Onesto. Sembra normale. Sì, vabbè, era un ammasso di mana. Però madonna, continua costantemente a spawnare roba, eh. Fa vedere. Anello della vegetazione. Immagino che aumenti la resistenza al veleno. Sì. E 22-22, ragazzi, tra l'altro, non basta per molte cose. Se ve lo state chiedendo. Io non ho idea. Forse un 30-30? Per fare le cose quelle belle devi minare il signorino. Una cuccia. Ok. Allora, se la mappa mentale mi dà una mano, di qua ci dovremmo ricollegare. Sì, se vedo qualcosa dal viandante. Esattamente. Ok. Quindi dal viandante si va qua. E da di qua invece dove ci andiamo a infilare? Non è una zona iniziale. Credo sia un'altra zona del villaggio. Quindi andiamo a vedere un attimo di là. Ricordiamoci quel tizio sui trampoli. Ricordiamocelo. Perché è importante per esplorare. Ci fa capire magari se ci ricolleghiamo. Anzi, sicuramente ci ricollegheremo. No, noi siamo venuti da di qua. Anche se in realtà facciamo un giro molto strano, eh. Perché lui sta proprio dall'altra parte totalmente. Ora che ci penso. Salve. E vedete, non vi permettono di spammargli in bocca, giustamente. Bravi. Usiamo i teschi. Allora, giù vedo un signorino con i trampoli, ma non è il nostro. E c'è un'altra gigantesca pira. No, questa è proprio un'altra mega zona. È un... Oh! È un'altra mega zona. Piena di veleno, di cose. No, allora in realtà direi di proseguire da di là. Perché magari possiamo aggirare tutte ste persone. O magari quella è una zona secondaria, eh. Cioè, col fatto che è così tanto scollegata da di qua, me lo potrei anche un attimo aspettare. Dai, cadi. Grazie. Quasi shottato, attenzione. Teschi. Madonna, questi possono droppare teschi del vigore. Buono, eh. Oh, quella è una trappola. Posso schivarci dentro? Se quel figlio di puttana del signorino subito non avesse caccato la minchia. Che cazzo, però ha fatto danno anche a loro. Però bello che puoi rollarci in mezzo. Non sono una gigantesca hitbox che ti devi prendere sui denti. Figa, figa come cosa. Ci stiamo... No, ma in realtà mi sa che ci stiamo collegando a quella scala. Eh sì, che stava nella prima zona. Dio Cristo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Vaffanculo. Aspetta un attimo. Allora metti... No, ho sbagliato. Ma sapete io che vi dico in realtà? Visto che tanto... qua ci ricolleghiamo. Io la cosa che vi dico è, visto che si sta riempendo anche la... la barra, ci andiamo a fare un... Sì, fammi riposare. Guarda che devo morire. Oh! Riposiamo qua. Perché ci stiamo andando a ricollegare... Bello! Mezza la merda, proprio. Lui se n'è andato. Ci stiamo andando a ricollegare a quella zona alta con la scala nella prima zona. Ah no, è che tu sei solo in Umbral qua. Ok. Ok.
Senti, becca. E fai pure male. Ma io posso colpire direttamente lui. Oh sì, meno male. Meno male. Rispawneranno le trappole. Fortuna dice di no. Ha fatto comunque l'animazione per per lanciarle. E vabbè, quanti teschi del vigore? Questa è tutta XP. Eccola laggiù la scala che vi avevo detto. Eccola lì giù. E lì dietro c'è un boss, ma tipo sicuro. Butta giù. Non l'ho preso come che ce l'avevo davanti in lock. Tanto qua dentro ci potete entrare soltanto in Umbral. È un boss solo Umbral. Aia se è così, eh. Oh, è poppato fortissimo. Volto falso. L'ho potuto aprire. Oh. L'ho potuto aprire grazie alla lanterna, credo. Le. Perché mi sa che sennò è invulnerabile. Madonna, però. Eh sì, poi si richiude e diventa... vabbè, dei danni. Madonna, comunque non si regolano proprio. Sì, lo so, l'ho visto. Non si regolano proprio con i danni, eh. Qualcosa non ce la fanno, eh. Dio Cristo. Senti, amichetto, perché non posso? Ah, perché c'ho questo. Evochiamo i nostri amichetti Umbral. Vai, bravo. E là. Aia. Vabbè, ma fai soltanto AOE? Fai soltanto AOE davvero? Allora, l'Umbra giusta... Che cosa hai evocato? Dei lombrichi. Vabbè, ho capito. Il fatto è che tu sei proprio anti la mia arma. È qualcosa di incredibile. E se quando sta chiuso devo prenderlo dietro? Credo. Allora, aspetta. Devi mirare quella roba lì. Madonna. Eccomi, e invece. Ti apri? Grazie. Oh! E se io vado di qua? Tu mi segui, giustamente. Ah, c'avevi pure i maghetti dietro! Dov'è? No, quello è un tizio normale. Lui che fine ha fatto? Tu sei pro... Oh, ma ti apri da solo ogni tanto. Fammi vedere un attimo sta roba qui. No, giustamente sei molto resistente. Giusto. Vabbè, ho capito. Sei anti-mia arma. Perché io ho dei tempi per colpire molto molto lunghi. Ah, ti ci mettono anche tutti questi robettini apposta per riprenderti la vita. Allora, aspetta. Visto che ce li abbiamo, usiamoli. I sali del castigo. Usiamoli. Dove è andato? È risceso? Ci sta pensando. Salta. Oh, schivato malissimo. Buono. Il fatto è che lui fa, credo, soltanto quei cosetti. Non posso mirarli.
gli insettini. Non posso mirarli. E quindi? Questo? Anche se me lo sto gestendo... Vabbè, non posso indirizzarlo come voglio io le cose, l'ho capito. L'ha sparato proprio da un'altra parte, ragazzi. Ma non di là... Ma scusa, ma che cazzo di... Allora, però queste cose veramente mi fanno incazzare, perché... Finché tu dici ti prendi le pizze in bocca perché che cazzo ne so, sto giocando male... Ok, però che il personaggio si gira verso sinistra totalmente a muzzo è proprio no sense. Questo per carità è uno di quei nemici che devi imparare e una volta che te lo impari lo devasti. Però madonna che fastidio. Dov'è adesso? Su, decidi, o sopra o sotto. Poi, dai. È bravo. Magari posso stannarlo mentre è così? Sì. Ok, entra. Successo qualcosa? Un'altra volta, vai. Adesso ti chiudi. Dietro. Il castigo comunque non gli entra, eh. Bisogna sopravvivere fino a quando non si apre. Perché se non hai la lanterna non puoi farlo aprire. O gli vai alle spalle. Appunto. Schivi dentro. L'hanno schivato tardissimo. Cosa fai? Va bene. Beh, anche in realtà colpendolo alle spalle... Aspettate, eh. Allora, questi faranno sicuramente freddo e qualche schifo vario. Sicuro. Ma perché a sinistra? Ma perché lo... Perché, ok, non puoi darglielo l'input, ragazzi. È letteralmente dove è girata la persona... È girata davanti, guardate che esplodono. Se è girata davanti, lo spara davanti. Non è... Sta cosa è molto molto precisa. Cioè c'ha degli input molto molto precisi da dover fare. Schivato malissimo. Leppa. Madonna, il tracking pure nel salto. Arca. In realtà alzare la difesa vi rende scoperti, perché c'ha delle piccole animazioni, sì, c'ha delle piccole animazioni che gli danno tanto tanto fastidio, ragazzi. Tanto sta facendo sanguinamento. Ah, cazzo, sei richiuso. Se volete, ne parliamo adesso che finisce la fight, più che altro. Che cosa c'è qua di interessante che la cosa sta esplodendo? Dai, apriti. No, non questo. Aia. Adesso si aprirà. Bravo, come un ovetto di Pasqua. Aia, sono stato avido. Dai, su. Oh, maschera dell'ira, martello di precisione e seme vestigiale. Dio madonna che parto. Allora, la cosa che stavo dicendo durante il fight, ragazzi, è che se voi state imparata e schivate, si vede anche
Lui ha un attimo, il personaggio ha un attimo in cui deve passare da questo a questo e poi schivare. Cioè essenzialmente la vostra schivata parte 2, 3, forse anche 4 frame dopo. E questa è una roba che se magari non ve ne accorgete perché siete abituati a schivare normalmente, no? A schivare senza la parata alzata, vi crea dei problemi. Vi crea dei problemi, quindi mi raccomando, se siete un personaggio che va magari molto sulla schivata, tenete alto lo scudo, la parata il meno possibile. Perché vi toglie letteralmente... In realtà non è che vi toglie, vi ritarda letteralmente i frame della schivata. Cioè deve fare prima altro. Giustamente, cioè prima deve ritornare al neutro e poi schivare. Questa è una cosa che contro di lui inizialmente mi ha fregato veramente tanto. E in realtà è uno di quei nemici che una volta che capisci è anche gestibile. Diciamo che il caos iniziale non è stato generato soltanto da lui, ma qui c'erano tre maghetti. Tre. C'erano tre maghi di Umbral che mi stavano sparando l'avvizzimento addosso. Greve. Beh, ma quindi qua dovrebbe essere un dead end. Munizioni, salve lei. Ci ricolleghiamo. C'era una scala. Minchia, non l'avevo vista questa. Ok. Qua è per uscirsene. Droppino. Tra l'altro bellissima. Rosario dell'avanguardia Barros. Un rosario un tempo usato all'avanguardia Barros dei crociati oscuri. Barros e Gregori. O Gregory, ogni volta lo dico malissimo. Avevano sempre avuto fede in Orius e nei crociati oscuri. Una fede pari alla fiducia che avevano maturato l'uno nell'altro nel corso di anni di collaborazione e amicizia. Questo mi sa che possiamo darlo al signorino e sbloccheremo sta armatura qua. Madonna che bella. Ti prego, dimmi che sblocchiamo questa. Ok, e qua sì, siamo nella parte alta. Ah, tra l'altro mi sa che qua tutta sta merda, tutto sto muro era soltanto in Umbral. Ok. Bellissimo, sì, è un'area opzionale. Per sbloccarti mi sa il suo equip, spero anche magari le sue armi. O la sua lore. Perché questi due personaggi li abbiamo sentiti molte molte volte all'interno dei vari documenti. C'erano due meccoglioni dei crociati oscuri. Erano due mecoglioni. Facciamo un riposino tattico. Per adesso il mazzaflusso devo dire che mi sta intrigando. Più che altro per il sanguinamento. Però bisogna saperlo usare. Ci stanno due o tre armi che hanno dei moveset che... che un po' sfasano male. Visto che voi prima mi avete rotto i morti. Vabbè che sarete immuni al veleno. Cioè guardate fino a dove arriva, raga. Io ho colpito il signorino laggiù comunque. Cioè questa non è una roba da poco. Questa non è una roba da poco. Che tra l'altro, sempre per tornare al discorso che stavamo facendo prima per la schivata. E quella roba lì, finché avete uno scudo che magari vi ritarda un po', c'ha senso. Perché al massimo ve lo beccate con lo scudo e non vi prendete il danno pieno. Se voi state con un'arma del cazzo a due mani, invece la situazione è molto più greve. Lo sapevo che mi tiravi la botta. Maledetto. Va bene, quindi di qua è proprio a tutti gli effetti zona nuova, seconda parte dell'accampamento. Madonna. E qui anche se ci sta tanta, tanta acqua. C'è tutta... Madonna. Lì c'è uno shortcut. Spero di trovare al più presto un amuleto che mi permette di usare incantesimi di più scuole. Onesto. Tu non fai in tempo a campare. E invece me l'ha tirata comunque. Dai, mi sono preso il veleno. Vabbè, ho capito. Siete, che stiamo risalendo. In realtà questa è la cosa che si sta notando parecchio. Non è tanto il salire di zona, ragazzi. È il fatto... Ma tanto io ce l'ho delle cure per il veleno.
cura veleno. Ecco, vai. E il fatto che si nota è che ho preso tutte statistiche da incantatore. Cioè il fatto che io devo trovare al più presto magari un'arma che scala o sia sul radioso infernale o boh. Perché quello mi fa tanto al danno. Dato avevamo trovato effettivamente anche questo. Un martello progettato e bilanciato per sferrare colpi precisi. Fa veleno. Alcuni dei più temuti assassini di tutti i tempi, erano devoti di Umbral, che uccidevano non solo per mestiere, ma per devozione al loro culto. Giustamente. Devi riportarli di là. E tra l'altro vedete anche questi. Sono quei cosi con i... Madonna mia! Ok, questa però è una roba molto differente da quello che abbiamo visto fino ad adesso, Cioè, questa è proprio roba... Non sono corpi che magari si mettono da una parte, che crescono, che camminano. No, questi sono proprio assassini. Dio santissimo. Allora, andiamo a infilarci qua sotto. Anche perché qua devi entrare in Umbral per forza. Ci stanno due robe da aprire. Una va di qua. L'ho missata totalmente mentre camminavo. No, è che è da quest'altra parte, credo. Posso stare un attimo tranquillo, Dio Cristo? Un attimo. Un attimo. Madonna santa. Qua ce ne sta un altro. Qua saranno sicuramente le uova che si aprono, ovvio. Qua si sale per una delle signorine. Madonna. Ah, ok. E per fare questa. E tu sei messo proprio lì. Da maledetto. Messo lì proprio per rompere i maroni. Allora, perché ha aperto questa porta qui? Però da là per forza dall'altra parte. E allora mi sa che è una zona da cui accederemo molto molto più avanti. Ah, lì. La felicità qua vedo, eh. Granata abbandonata. E mi sembra una di quelle che fa radioso. O magari fa danni semplicemente sacri. Di qua ci sta l'altra parte. Dato qua è tutta roba sott'acqua in teoria. È tutta roba sott'acqua. Evochiamo il... guarda quanti maledetti che fanno il veleno. Guardali quanti. Venga signore, eh. Giustamente tu sei molto resistente. Tacci miei anche, mi viene da dire. Beccate. Che ha funzionato, raga. Ma state a vedere che... Che cacchio di AOE. Cioè questa è una roba che per farmare è l'apoteosi. È l'apoteosi. È viva! Non pensavo fosse viva. Aveva un pixel di vita. Ammasso di mana, buono. Occhio Umbral di... Del pallido macellaio. Wow. Magari questi sono i più devoti. O qualche roba simile. In realtà io ci sono andato a controllare. Vabbè. Siete stati là sopra fino ad adesso perché siete triggerati per salire... No, il veleno! Siete triggerati per salire qui a rompere soltanto all'ultimo proprio, eh. Beck. Sempre un pixel, eh. Non ci sta... Non ci sta niente da fare. Sempre un pixel vi rimane. Sta per spawnare anche il signorino. Abbiamo 30.000 di vigore. Oh... Allora, qua spawnerà tutto.
Zampa fortunata, che sembra una presa per il culo messa qui. E qua ci ricolleghiamo al centro. Però, allora, piccolo rush di mappa mentale. Sì, io in teoria, eccolo che è arrivato, corro per di qua. Esatto, c'è lo shortcut. Meno male. Salve lei, eh. Salve a tutti. È proprio là dove vi mettete. Metti un germoglio. Vada retro tutti quanti. Meno male che la mappa mentale dà una mano. E manco per il meme in questo caso. Io direi di utilizzarli, sti 27.000. In realtà facciamo prima pure questo. Vai. Usiamo due. Tra l'altro ho fatto anche il test. E no, questi danno proprio dei valori predefiniti. Il moltiplicatore purtroppo non influisce. Sarebbe stata una cisata, effettivamente. Però abbiamo 31.000. Vogliamo cominciare effettivamente a far salire... Portiamo al cap per adesso l'agilità? 30 su agilità? In realtà dovrei far salire anche, credo, la vitalità. Che è quella che ci dà gli HP. Però prima i danni. Andiamo a 30 d'agilità, vai. E ci andiamo a rinfilare subito. Eh sì, qua sotto era tutto. Madonna, ma guarda che bello, cavolo. Guarda che bello. Allora, ma se io ti tiro con la lanterna, cadi diretto? Sì. Bellissimo. Peccato però che non muoiano, perché loro non è che stanno solo in Umbral. Cioè, loro stanno nella vita vera, quindi sotto dovrebbero affogare, ma giustamente magari direte. Abitano in un paese sommerso dall'acqua. Magari sanno nuotare. Io continuo a dire che questa cosa è un'ansia. Guarda con tutti i denti aguzzi. Salve a voi. Allora, di là mi sa di luogo dove si va avanti. Anche perché vedo che... Madonna, sta proprio qua dietro l'albero. Che non ti pareva. Sta proprio qua dietro. Oh! Dio santissimo. Mi ha fatto prendere onestamente un colpo. Mi ha fatto prendere onestamente un colpo, ragazzi. Ve lo giuro. Madonna, sono tipo dei mostri. Allora, io direi di andarci a lanciare... Ma è qua a sinistra che fa sto bordello. Ah, perché ci sarà, è vero, c'è il... C'è l'occhio da aprire. Lanciamoci... Qua sotto. Facciamo i tattici. Questo. Vabbè, ho capito. Poi dici però perché non utilizzi le armi a una mano, Dio Cristo. Lasci sempre un figa di pixel. Poi dici perché non le uso le armi a due mani. Poi dici perché non le uso. È a una mano. Ecco, così facciamo un po' di pulizia. È incredibile, raga. Sembra fatta apposta che gli rimane un pixel. Sembra fatto apposta. Ok, così apriamo lo shortcut in Umbral. Io direi di farci questa parte sotto. Madonna. Questa parte sotto, perché così ci togliamo la parte nel lago o nel fiume o in quello che straminchia è. Non è un mimic. Maschera dell'angelo vuoto. Armatura dell'angelo. La Madonna. Ma così? Ma così? Già è finito il lago o il fiume? Pensavo durasse molto di più. Quindi torniamo sopra. Se qua dietro c'è veramente il primo robo. E quei tentacoli sembrano che si vogliono avvicinare ma non riescono. Qualcosa del genere. Madonna. Che tanto chissà. Cioè, perché se noi possiamo fare vari finali, non è detto che io debba purificarli o quel che è. Però, cioè, uno dice li purifichi Horus, non li purifichi Rogar, Umbral. È comunque inteso nel non purificarli? Probabilmente. Perché devi fare qualcos'altro? Lama del pallido macellaio. Oh! Oh, abbiamo trovato l'arma della persona a cui apparteneva l'occhio. Ok. Ok. Qua sarà un'altra merda piena di gente, non ti pareva.
fatti proprio uno a uno. Qua dovremmo essere nella parte alta. Lì c'è uno shortcut. Nella parte alta di dove eravamo prima. Meno male che vengono bisciottati. Le. Aia, duretti. Duri. È una zona avanzata. Drop. Deralium è buono. Sai del veleno. Sì, siamo nella parte dove eravamo prima. Range incredibile. Bastone del sequestro del fuoco. Oh oh, questo era di Adir. Questo era di Adir e a te non te ne è fregato niente. I colpi. Ci siamo ricollegati tra l'altro al falo centrale. Che è un po' il waypoint generico. Cioè è il nostro punto di... non dico di interesse, ma quello con cui possiamo girare un po' tutta l'esplorazione. Vabbè, ma quindi anche qua in realtà è già finito, perché se tanto lì sopra non ci posso salire, perché magari sarà uno shortcut che va da quella roba lì. A meno che non posso sfondare qua, no. Ah, beh, magari sarà un passaggio che sta al fianco a sto fuoco. Perché tecnicamente tutta sta zona dovremmo averla esplorata. Quanti parassiti umbrali? E tu? E tu? Ah, è a cuccia. No, no, no. Chi ha quanti parassiti? Madonna, che cos'è quella roba? Anzi, vedendo tutta la merda che ci sta qua attorno, a voi se c'ha senso che ci siano i parassiti. Qua c'è qualcuno, sì. Devi mirarlo però, gioco. Grazie. Quando vedete la telecamera che fa quegli scattoni così, è perché sono io che cerco di loccare le persone, ragazzuoli. Ma il gioco mi dice no. Buono. Ti pareva. Da qua dovrei poterlo prendere. Madonna. Madonna. Questa cosa che ansia. Vai a cuccia. Uè, minchia, così a tradimento da dietro. Gli attacchi post schivata comunque fanno veramente poco, ma poco danno. Infatti molte volte vedete che non attacco post schivata proprio per quello, ragazzuoli, perché è tipo una carezza, non è una pizza sui denti con un mazzafrusto, è qualcosa di incredibile. Qua ci sta qualche altro segreto. E un altro parassita umbral, proprio... vabbè. Vabbè, io ho capito che c'ho 15 sulla costituzione. Però pure un po' meno. Quanto male. Quanto male, ho capito. La prossima cosa che potenzia è la vitalità, va bene. Droppino. Beh, a quanto pare Umbral qua stava facendo i festoni, ragazzi. Di là da dove siamo provenuti. Provenuti? Sicuramente una parola italiana. Allora, Madonna. Madonna. Che tra l'altro questa cosa, lo sapete che cosa mi ricorda? È che effettivamente la maggior parte di loro sono ciechi. Mentre quel tizio lì che sembra starsi trasformando c'ha le mani che gli stanno andando sul volto. Mi sa che questi qua sono ciechi proprio perché magari le mani vanno poi... Madonna. Vanno poi a chiudergli i buchi degli occhi. O qualcosa del genere. Allora, di là è la via perché c'è il faro rosso. Noi andiamo a sinistra prima. O è da dove... Ah no, è da dove eravamo... Era da dove eravamo prima? Sì, comunque di là c'è stata proprio tutta una zona post. Vedo acquedotti e compagnia. Ok, allora rimane qua a destra e poi si va dritti. Qua a destra mi sa che si ricollega semplicemente per quel drop.
eh. E tu? Ah, sei ok, è venuto da lì. Ah, c'è qua proprio giustamente fuori Umbral, puoi fare le porcate. Salve lei, eh. Minchia, comunque posso dire una cosa. Vabbè che il catalizzatore... cioè, è soltanto tipo, credo, più 2. Però io avendo 22-22... cioè, un po' come la piromanzia, dovrebbe essere leggermente più forte come cosa. Però credo che siamo ancora in quella curva che dicevo proprio nei primi episodi di Rise of the Fallen, che c'è all'inizio che è molto molto ripido. Anzi, con tutti i level up che ho fatto, questa cosa si è anche andata a sentire molto di meno, fortunatamente. Allora, voi potete anche accumularvi qua dietro. Vabbè, qua una matriarca siete proprio stronzi, però, eh. Qua una matriarca siete proprio stronzi. Io vedo ogni tanto che comunque il gioco mostra una cattiveria per delle cose che è incredibile. Cioè, sembra proprio che vuole mostrare la cattiveria. Madonna. Best incantesimo comprato, comunque. Per adesso. Non prende davanti a sé, perché giustamente è tipo un cono che poi parte. Però dettagli. Dai, no, appena ammazzata una, ha capito? Siamo a un terzo de barra. Ma io ho capito un attimo, però... cioè, almeno mi droppano dei semi vestigiali. Muori. E voi? Comunque nelle zone dove ci stanno... non l'ha droppato. Adesso sì. Nelle zone dove ci stanno le matriarche, comunque è veramente i funghi. È una roba... incredibile, un ammasso di merda che mi ha droppato putrefazione in incantesimo. Sì, 8-8, evoca una nebbia che avvelena i nemici nel suo raggio d'azione. Va bene. Sempre un pixel. Sempre un pixel. Poi per tornare in vita facciamolo. Ah no, questa invece è una statua. Va bene, uno non può stare mai tranquillo. L'attacco in scatto pure, veramente. Una carezza gli faceva più male. Una carezza gli faceva più male. No, questa è una statua, pensavo fosse in Umbral. Meno che non sia una raffigurazione che hanno fatto loro, eh. Che c'è pure sta. Va bene. Dei drop. Delle risorse. E allora si va di qua. Anche perché credo che siamo arrivati dal boss. Vedendo tutta sta roba. Cioè, se non ci sta un boss a proteggerle, un po' mi dispiace. Eh sì, a sinistra per il boss. E a destra... un checkpoint, mettiamolo. Andiamo a vedere. Vediamo se posso anche prepararmi in qualche modo. Io metterei l'artiglio per fare un po' più di danni. In realtà io mi dovrei riposare. Mi dimentico sempre sta cosa, questa deformazione da parte proprio dei Souls. Perché giustamente... sono abituato che una volta che tu accendi in falò una roba, molte volte ci si siede o si riposa da solo. Invece qua è separata la cosa. Vediamo. Sai dell'ustione, sai del sanguinamento. Ah, andiamo con i sai del sanguinamento. Vediamo se possiamo fare qualche cosa di veramente figo. Madonna. Madonna. E poi si prosegue a sinistra. Allora sì, potete proprio anche ignorarle. Ma fortissime darvi. Figa come cosa. Figa figa come cosa. Non cambia neanche tanto in Umbral. A meno che non è qualcosa che poi sarà mid fight. Ma andiamo. Ma...
Madonna, guardalo tutto aggrovigliato nelle radici. Madonna, tra l'altro era una sentinella dal simbolo sulla schiena. Madonna, che bello. Il fatto che hai il cavallo mi preoccupa. Ah, così proprio. Carica? Carica? Aia. Oh, va in acqua. Immaginavo. Oh! Vedo che i danni non sono pervenuti. Aie. Aie. Schivato tardi. E fa anche delle esplosioni. Ok, Umbral. Oh, ci sono dei parassiti tutti attorno. Però non lo stanno potenziando. Che fanno sti cosi? Ah, sono delle esplosioni. Credo che lo stannano. Oh, lo stannano. Ma in realtà dovrei dire i danni pure pure onesti, ragazzuoli. Guardalo, che bello. Magari posso farlo cadere da cavallo. Che fai? Ah beh, i soliti AOE. Sta cosa ce la vede tutti, eh. E puoi vedere da dove arriva. Aia. Vorrei provare a fregarlo con una cosa, ma mi sa che non si può. Vediamo. E invece... vabbè, ho capito. Però se riesco a fregarlo, gioco, non mi punire così. Ma dai, ma che tristezza. Mi ha fatto caricare il cavallo in faccia. Ok, è vero, mi devo ricordare sta cosa. I boss hanno i pattern. Sta cosa va ricordata. Sembra una cazzata, ma i boss sono molto da pattern. Posso schivarci così? Ah, non ce l'ho fatta. Fregato. Vieni qua. No, vabbè, ho capito. Sì, però... Allora, ci stanno ste cose che sono veramente a livello dell'urto, eh. Ah, te la baffi pure. Questo adesso mi... ma lui non stava in groppa. Guardalo, che bello. Non stava in groppa, l'ha usato come esca. Vieni qua. Stan... Ah, pensavo di averti anticipato. Pensavo di averti anticipato. Ehi, va bene. Ah. Però dai, come primo try ci sta. Però bellissimo. Cioè, c'ha queste due o tre robe che sono delle rotture, perché c'è il fatto che io riesco a predittarlo, fagli esplodere la mina e lui comunque gliene sbatte cazzo. Il fatto che quando si stanna, magari per una mina o per qualche altra roba, sta fermo proprio 2 secondi. Devo togliere tutta sta merda nell'inventario perché mi confondo. Cioè, ci sono quelle robe che sono una rottura. Però è bellissimo perché fa le finte. Si stanno a moltiplicare ogni botta. Tu sei il mercenario. Tu sei la signorina alta. Tu... Boh. Tu, boh, ancora di più, tu sei Pieta. Madonna, quanti NPC che possiamo evocare. Sono... 6? Meno che non ce ne sia uno che è proprio di questa zona specifica. Ma comunque, andiamo. Andiamo, andiamo. Dove stanno le mie anime? Vabbè, ma sti cazzi. Ce ne sarà di tempo per farsi le anime.
bellissimo come la rievoca. Ok, non posso colpirlo mentre fa così. Ero troppo lontano. Devo evocare questo. Questo mi può dare una mano, magari. Appunto. Certo. Nicchia, giustamente prendete un cazzo da sto danno, eh. Ma zero proprio. Zero proprio. Il fatto è che non si... cioè, perché dovrei usare la cosa? Le varie mine? Adesso tirerai i colpi a distanza. Appunto. Ah no, giustamente lo scudo non puoi... non puoi periarlo. Oh, gli è entrato il sanguinamento, meno male. Buono. Vero, non devo abusarne. Sta cosa va ricordata. Lui manda avanti il cavallo, ma non ci va sopra per poi fregarti. Che figata sta cosa! È una figata! Qua si può punire. Vabbè! Ok. Oh, ok, gioco. Ma perché doppio colpo? Ogni tanto comunque ci stanno a vedere queste cose che ti danno un urto, perché sono proprio bug disonesto, no? Cioè sono quella roba lì. Sono proprio quella roba lì. Adesso fa la finta, va bene. Adesso appare lui. Cioè succedono ste cose che è un po' un peccato, Dio cre. Perché sto trailer era veramente bello. Però c'ha... ok, ho perdiato il primo, ma comunque la lancia mantiene l'hitbox e mi colpisce. Qua ho fatto la schivata nell'attacco, però magari la UE persiste per un po' di più e quindi è la fine. Andiamo a due mani, ragazzuoli. Il fatto è che non conviene andare una mano. Non conviene per niente. Gli faccio veramente poco. Ho capito.
La magia non gli fa niente, giustamente, perché è casa sua. Minchia, stavo per morire. No, non gli sto facendo più danno? Perché la barra è diventata mezza grigia? Ah no, perché a cavallo non gli puoi fare danni. Ragazzi, mi sa che a cavallo non puoi fargli danni. Eh no, no, non puoi. Ma perché? Dai. Ma se son bravo. No. No, dai. Devi quindi proprio aspettare che lui a una certa esce. Ci sta niente da fare. Cioè esce, scende. O gli fai esplodere le mine sotto per farlo cadere. Adesso le tiri, no? E appunto. Questa era nuova. Questa era nuova. Aia, che dolore. La telecamera, come al solito, si ha mai da me una mano. Ah, ho schivato male. Ma mi ha preso comunque. Scusate, mi ha preso comunque. Ma perché? Ah, perché hai un hitbox attiva davanti. Madonna. Questo comunque è il boss su cui siamo morti di più fino ad adesso. Per il fatto che c'ha proprio due o tre rotture di coglioni. Ma che palle. È tanto bello, però è fastidioso anche al tempo stesso. Proviamo un attimo a cambiare approccio, ragazzi. Tanto questo è uno spadone. Proviamo a cambiare un attimo approccio, ragazzi. Andiamo con le dual. Dual sanguinamento. Devo provare a usare anche la lanterna mentre lui sta per terra per punirlo. Però non so quanto male gli faccia. Perché vedo che ogni tanto mi colpisce anche se gli schivo... Cioè, se lo colpisco... Sì, se lo colpisco. Se lo schivo bene. È perché mantiene l'hitbox attiva davanti. Ecco, qui invece me la sono presa proprio sui denti. Vieni qua. No. Che vuol dire? No, dai, ma perché stavi facendo quell'animazione? E tanto io che lo seguo mentre sta così è invulnerabile. Dato il santo silenzioso, ci ho fatto caso soltanto adesso. Zio, scendi però, dai. Su. No, vieni qua. No, perché non posso? Ma perché fa delle animazioni che me lo bloccano? Ah, no, forse perché lo para con lo scudo. Lo sapete che forse è perché lo para con lo scudo? E se io faccio questo? Ah, non lo posso fregare. Peccato. Oh! Ma
No, la telecamera. Vabbè che non bisogna ragionare in chiave de... in chiave de telecamera, ma soltanto in chiave di schivata. Me la sono dimenticata l'esplosione. A sto giro te sei stannato, che è successo? Aio. Vedete, mi ha preso comunque. Dai. Minchia, il sanguinamento comunque è greve, raga. Ho capito qual è il suo funzionamento. Seme vestigiale e residuo umbra, l'eresia eliminata. Ho capito qual è il funzionamento del sanguinamento. È che una volta che entra l'effetto, sì, ok, gli fai più danno, ma in realtà gli fai veramente tanto più danno. È come se tu vai... Perché sono spawnate tutte queste anime in giro? È come se veramente tu vai ad infierire sulla ferita. Perché ho visto che a un certo punto gli ho fatto entrare il sanguinamento più volte di fila e stava prendendo veramente tante tante pizze. E guardate tutte ste robe con i denti. Questa io penso che neanche l'avrò tagliata quelli, perché alla fine la sconfitta fa parte dell'avventura e quindi mi sembra giusto mantenerla. Però per adesso non voglio, perché tanto la via è di là. C'è un passaggio tipo, credo, tipo laggiù. Forse, o laggiù. Adesso andiamo a vedere. E c'è un ricordo, quello del boss, giustamente. Latimer, in death, may you continue to shine as the radiant paragon you were in life. And may your dedication to our cause be remembered evermore. Aveva in mano la testa di una persona. E questa credo che sia la giudice che abbiamo visto, la signorina che abbiamo visto all'inizio gioco. Interagisci. No. Mi dispiace, per adesso rimani così. Per adesso rimani così, mi dispiace. Devo capire che cosa consiste, che cosa implica il fatto che io magari sistemo queste robe. Peccato, devo capire anche se un finale Umbral è possibile e se però richiede proprio il fatto del sbattertene di sta roba qua. Bellissima comunque l'arena. Continuo a dirlo però, un peccato perché è veramente molto preciso, è molto divertente. Anche nel suo gameplay, nel suo modo di affrontare i boss e tutto quanto. Però c'ha quelle due, tre rotture veramente di coglioni. Torniamo in Umbral. Che cazzo, un po' ti fanno storcere il naso, eh. Cioè, perché il fatto di prendermi comunque dei danni perché ho fatto la schivata bene, ma magari... Come si chiama? Dio, non mi viene il termine adesso. L'hitbox dell'attacco rimane ancora attivo. È una cosa che è un peccato. Meno che non era implicato che lui facesse proprio un colpo e esplosione post colpo, però che magari non aveva un effetto. Dove ci stiamo andando a infilare? Perché adesso dovremmo uscire dalla foresta. Una grazia, un falò, un qualsiasi robo. E tu? Hello little friend. Do you want to play? I know some fun games. Are you hungry? What do you eat? You're smelly. Maybe I should give you a bath. Ok, ma quindi, cioè, questo è veramente un bambino... Cioè, è uno di quei mostriciattoli Umbral che incontriamo. Sanno parlare? Se incontro un Umbral che sa parlare mi dia un colpo. Ciao amico, tu come sei passato?
Prima sediamoci magari. Del pallido macellaio. Oh oh. Il pallido macellaio era un portatore di lanterna? Tra l'altro andiamo a leggere infatti, perché ne abbiamo presa tanta di robettina interessante. Bastone di un fedele di Adir. Per millenni gli adoratori di Adir sparsi nel mondo hanno praticato la loro fede di nascosto per non essere perseguitati, attendendo pazientemente il trionfo, il trionfale ritorno del pastore rosso. Qua ci sta qualcos'altro di interessante. Sì, perché l'avevamo preso. Lama del pallido macellaio. Una grande spada un tempo impugnata dal portalanterna noto come il pallido macellaio. Umani, rogar o altro, non faceva alcuna differenza per il pallido macellaio. Il sangue era sangue, la carne era carne. Bellissima. Un'arma esplosiva originaria della palude desolata. Ah, non è giallo, è verde, è veleno. All'impatto sprigiona una nube velenosa. Liberatesi finalmente dopo eoni di schiavitù, gli Shugia diventarono esseri liberi. Ma alla fine passarono da una forma di sottomissione a un'altra. L'Umbral. Maschera dell'ira. Una maschera a cosa nascondi? Una facciata tranquilla può nascondere il furore più frenetico. Una fragorosa cacofonia dell'incessante ruggito dei sepolti. Ah, questa mi sa che si ricollega vagamente alla campana, sapete? Maschera da guerriero Shugia. Maschera di un guerriero Shugia, l'ultimo temibile volto visto dai tanti che hanno avuto il coraggio o la follia di inoltrarsi nella palude desolata. Liberatesi finalmente dopo eoni di schiavitù. Va bene, stessa roba. Sì, ok, comunque le descrizioni che vi danno extra, cioè, sono fini a se stesse molte volte perché sono copie incollate. Una maschera indossata da coloro che sono stati scelti per servire come angelo del vuoto. Temendo altre persecuzioni anche dopo il loro esilio da Kallarat, i reietti che si stabilirono nella palude desolata istituirono un guardiano, l'angelo del vuoto, per vegliare su di loro, un ruolo che nel corso degli anni è stato svolto dai loro più grandi guerrieri. Ok, ricordo del santo silenzioso, un fetido ferro di cavallo. Latime si sforzò di ottenere giustizia non solo per i suoi compagni delle sentinelle consacrate, ma anche per i cittadini di Mondstadt, che lo ammiravano a loro volta. L'accordo finale che offrì per il bene di quelle persone fu accettato dalla chiesa e onorato, anche se solo per un certo periodo. Bene. Oh, ma io non me ne ero accorto effettivamente. Aspettate che forse abbiamo anche descrizioni nuove. Ormai da molti anni quasi tutti i pellegrini che hanno superato le prove necessarie e sono stati accolti tra le sentinelle consacrate non hanno mai visto la chierica di persona. Quindi è sparita. Anche se gli errori subiti e perpetrati in suo nome sono continuati senza sosta. Bene. Bello come sono differenti comunque. Sono molto differenti gli occhi. Effetto cavità principale, uccidendo un nemico con un colpo terribile, recuperi la salute avvizzita. Effetto cavità secondario, più 25 di danni all'anima nemica. Bellissimo, perché lui giustamente magari andava molto di lanterna. Bello, bello, bello. Tu? I intended to see if the ones who inhabit the swamp might be potential customers, but they seem quite focused on heads, including the removal of them. So, I thought it best to keep my distance, in case they took a liking to mine. Not that many ever have with this face, huh? It's an odd light that burns in your lamp, friend. Of course, in the darkest moments, the only light you ever really need is the light of Aureus. He watches over his followers. He just does so in curious ways sometimes, that's all. Mi sembra di sentire la stessa veramente storia della chiesa nostra. Ok, quando ti fa questa schermata vuol dire che non parlano più. Hello again, friend. Allora, io vorrei prendere i due pugnali da carnefice. E ho comprato tutto a caso per sbaglio. Perché voglio vedere le armi veloci come se la cavano. Abito da carnefice. Qua possiamo leggere qualcosa di più interessante. Nel corso del tempo gli insegnamenti della giudice chierica posero un'attenzione maggiore rispetto alla chiesa della religiosità oriana sull'importanza del sangue e della sua connessione con la magia radiosa. Giustamente loro sanguinano quando la usano. Il fervore della battaglia spesso rafforza la fede di una sentinella consacrata rassicurandola che sarà Aureus a guidare i suoi colpi e a proteggerla dal mare. Allora, questa armatura la compro perché sembra molto molto bellina. Anche quella da lupo da guerra. Non si sa mai che ci sta un cambio di fashion, ragazzi, io ve lo dico. In realtà, finiamo anche per comprare queste, se possiamo. No, siamo poveri. Posso venderti qualcosa, magari... Vabbè, queste... Vabbè, sono cose che mi metto a fare dietro, non vi ammorbo. Va bene. Quindi adesso mi sa che ci colleghiamo a quel pezzetto... alto che abbiamo visto, con i carretti e compagnia. Allora, per adesso non entriamo in Umbra, così vi salvo un po' le orecchie. Ma per andare di là devo entrare in Umbral, quindi entriamo in Umbral. Mi dispiace ragazzi, almeno ve lo sto fissando con il post edit. Però basilarmente di là si va, ok, avanti. Ma di qua?
Ci stanno signorini che... Ma scusa, ma me l'ha fatto lui quel danno? Ah beh, giustamente ero in Umbral, non ci ho pensato. Molte volte mi dimentico questa cosa. Mannaggia a voi, veramente. Mannaggia a voi. Che fastidio. Che fastidio. Bisogna andare sulla difensiva con questi stronzetti. Non ci sta niente da fare. Che urto. Che ulcera. Guarda quanti sono. Un droppino. Madonna. Il fa... Oh. Giustamente. È morto. Bella come, come dettaglio. Ora può cadere. Anello panottico. Va bene. Però questa dovrebbe essere una zona molto piccola, perché è quella che abbiamo visto da fuori. Tu? Sembra niente. Trio di brio pietra lo uso. Salve. Tu? Non mi sembri cattivo. Buono. Che era quel rumore? In realtà dovrei tornare alla mia arma singola. Era... Oh. Dai, oh, questo è differente rispetto a quello che abbiamo incontrato fino ad adesso. La lanterna. R1. R2. Io? Allora, io ho adesso la curiosità di farmi colpire da quella merda, però. Che tanto tu raccogli il drop magari nella vita e ti porta in Umbral. Però, vedete? Never forgetti. Mai vacillare nelle proprie intenzioni o nei propri pensieri, ragazzuoli. Ce l'abbiamo fatta, ok. Sono quelli i mimic tra molte, molte, troppe file di virgolette. Però ti consumano una carica. Porca troia. E chiaro, perché proprio appena l'ho visto la prima volta, io pensavo fosse molto più... sottile la cosa, onestamente. Se proprio me la stavo immaginando. Tipo, sapete, la catena al contrario è un dettaglio molto molto piccolo. No no, lì la fiammella veramente stava ballando la lambada. Talmente tanto si stava muovendo. Quindi ok, te lo fanno capire in tanti tanti modi. Sì, ma di là andiamo avanti. Di qua, perché io vorrei finire di esplorare questa roba qui. E poi ci vediamo alla prossima. Eh sì, ci stiamo ricollegando alla parte alta del villaggio qua. C'è un passaggio che va di là, però qua dovremmo essere sopra, esatto, a dove c'era la matriarca. Sì, perché lei sta lì sotto. C'è anche uno shortcut. Buono. Quindi se io tecnicamente proseguo per di qua, dovrei ricollegarmi allo shortcut con... la scala, qua. Non c'è niente. Ma che tristezza. Ma che tristezza. Comunque il sanguinamento su delle armi veloci è qualcosa di devastante. Salve. Voi siete più forti. Voi siete più forti. Però madonna, con queste dual che fanno entrambe sanguinamento si vede, eh. Si vede il potenziale danno che puoi fare. È qualcosa di devastante. Perché sei sceso tu? Dove vai? Ma perché devi correre sempre via? Stai fermo. Grazie, mi hai fatto schiva. Non è morto? E comunque vi moltiplicate, eh. È qualcosa di incredibile. Come se moltiplicano. È incredibile, ragazzi. Ah, perché c'era un buco di qua e chi l'aveva visto? Non c'è niente dentro. E va bene. Lì ci sta per andare da qualche parte. Tu? No, vabbè, ma tanto ormai l'ho capito. Si nota, ragazzi. Cioè, va veramente forte, forte, forte.
La fiammella. Ah, minchia, lo sapete dove ci stiamo ricollegando qui? Vi ricordate quando nello scorso episodio ho detto ma io sento gente che si sta ammazzando di legnate? Effettivamente sì. Ci stiamo collegando dietro a quella fiamma lì. Io faccio questo. A bombazza. Maledetti. Sta onda comunque è veramente figa, eh. È veramente, veramente figa. Qui. Pendente del fardello. Allora, sapete che cosa vi dico io? Ci facciamo un attimo una corsetta per velocizzare la cosa, perché qua tanto abbiamo esplorato. Lì ci si può entrare in qualche modo? Non credo, però è spawnata una lanterna rossa. Non ho il tempo. Ok, qua è semplicemente proprio per ricollegarsi là sopra brutalmente. Di qua mi sa che ci ricolleghiamo. Sì, perché c'è il fiumiciattolo. Ci ricolleghiamo a dove dobbiamo andare proprio. Qui adesso ci andremo appena torniamo indietro. Facciamo giusto un passaggio di qua nel buco. Sì, perché ci sta lo spiazzo in cui si scende. Lì sopra ci sta la roba nostra. Ok. Però bello, mi piace come sono interconnesse le mappe. Sono qualcosa di veramente, veramente figo. Stai calmo! Che tanto io ho provato anche a sconfiggerlo, off, ragazzi, ma è una cosa improponibile. Cioè, c'è proprio una quantità di HP che voi non avete idea, quella roba. C'è una quantità di HP inverosimile. Allora, in realtà, cambiamo un po' il mood, dai. Cambiamo un po' il mood, visto che abbiamo la roba. Mettiamo questo, andiamo un po' di sacro. Arma radiosa. Il buff di quello figo. E questa roba qui. Dai, vediamo un po' come si va. Arma radiosa. Che dovrebbe metterlo su entrambi, tra l'altro. Sì, madonna, bellissima sta cosa. Quindi adesso dovremmo poter fare smite. A meno che non è semplicemente sacro. E sanguinamento. Lì si va avanti. Salve. Va là. Delle macchine. Non mi pare tu stessi ballando. Ok. Qua. Anello del tormento del sangue. Come avevo detto, qua ci siamo ricollegati, sì, a sta roba qua. Però scendiamo un attimo, perché magari c'è qualcosa. No, in realtà non c'è assolutamente niente qua sotto di utile, a parte un po' di anime. Ok, 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 ok. Qua bisogna per forza salire. Mi sono appena ricordato che c'è il salto effettivamente in questo gioco. Me l'ero completamente dimenticato. Oh. No, qua non si può entrare. E qua è per tornare umani, ma noi non vogliamo tornare umani. Perché questa roba qua, se tanto mi dà tanto, è che è questo collegamento qui. Esatto. Qua c'è qualche drop interessante. No. Questa roba si ricollega qui. Lì c'è un droppino, andiamo a prenderlo. Sali. E qua ci ricolleghiamo qua dietro. Quindi abbiamo fatto tutta sta zona. Ma quindi adesso dove ci ne stiamo andando a infilare? Dentro tipo una grotta? Una roba del genere? Aspetta, apriamo lo shortcut. Torniamo anche con il nostro mazzafrusto della sorella. Ma è tipo una miniera. Qua bisogna andare per forza in Umbral.
occhi. Sì, comunque vedete che non è una cazzata. C'è questa persona qui che sta strillando, ha delle mani che gli coprono gli occhi. Mappa della gola di cosa mi è caduto in testa? Una bomba nucleare. Eri tu, piccolo nanetto maligno. Va bene, a me rimbalzo sempre tutto ovunque. Che vuol dire della gola di Fitzroy? La roba quella di secondo livello. Un tortuoso passo di montagna è un tempo vitale per il commercio e gli spostamenti che collega la città di Carrat alla periferia di Mondstadt e alle terre del giuramento. Vabbè, è praticamente... Sì, è un passo di montagna. Giustamente l'ha appena detto. Bellissimo. E qui ci sono tante ossa. Va bene, allora esploriamo qua. Cioè, pensavo durasse molto di più l'altra esplorazione. Dio Cristo. E giù vedo un cane strano. Mi sa che è uno dei Rogar. Oh, adesso almeno col mazzafrusto potenziato e anche buffato, il bisciotto a una mano. Ci voleva solo un power up della Madonna. Io non ci credo che tu ti metti di spalle così. Appunto. C'è anche un cane in fiamme qua. Che differenza c'è? Che l'altro esplode? Cos'era? Sì, esplode! Poi? Ha spawnato il signorino. Vabbè, quindi vuol dire che qua ci avremo il primo gigantesco bivio. Probabilmente. Droppino davanti a una statua della madre, probabilmente. Oh! Luce perforante. Mi sa che è la versione potenziata del miracolo che ho al momento. Sì, ci sta Nirogar qua. E ci sta anche l'ira di Cristo. A vederlo. Cioè, calmi. Calmi. Allora, lì ci sta un cartello con scritto Calrat. Per di là. Va bene. Madonna, comunque il buff è qualcosa di... di devastante. Ma stannati. Però no, ok, mi sa che fa semplicemente il sacro, perché non vedo entrare quelle sorta di robbi strani. O qualche effetto particolare. Salve voi, No. Ma la potenza della difesa era quello che ci consumava, sì, un po' al tempo. Cioè abbiamo sempre un po' di consumo. Però magari ci rende veramente potenti in ambito di difesa. Cazzo se ci rende potenti in ambito di difesa. Non mi ha fatto niente. Cioè guardate sta presa quanto poco mi ha fatto. Buoni. Va bene come al solito. Yeah, questo per una persona che c'ha veramente tanto, tanto, tanto. Anche se sta leggeri è tanta roba, Non è da sottovalutare. Per niente. Dio, sono stannato, che culo. Rimani fatta da Damantio, però. Dai. Questa cosa che continuano a spawnarti sempre dietro al culo. Ragazzi, ve lo giuro, mi abituerò piano piano, ma è una roba che mi dà un fastidio che voi non avete idea. Mi dà... un fastidio. Dove ci siamo? No, aspetta, lì giù vedo tanta gente che si sta ammazzuolando. Ah, perché lì è per salire all'ascensore di Calrat. Ok. È quella città lì. Però. Senti, visto che qua vedo che ci sta molto divertimento, perché no? Ah, perché non sono quelle robe lì. Allora aspetta. Allora aspetta, perché qua sta spawnando il signorino. Forse era inizio zona. Forse era tipo qua. Esatto. Vabbè, stai calmo. Chiaro, non c'è un attimo di chill. Più andiamo avanti in Umbral, più è il
caos, Dio Cristo. È il caos. Minchia, facciamocela un attimo normali qua. Boni. Boh, poi guarda che te lo fanno apposta a metterti l'acqua, perché poi a destra ci sta quello che ti fa esplodere. Salve. Esplode. Ovviamente ai nemici non gli fa danno, no? Ovviamente. Il friendly fire soltanto quando ve fa comodo. Accuccia. Stun non pervenuto. Oh, e tu? Sempre un pixel di vita. Sempre un pixel di vita. È qualcosa di incredibile. Cioè, secondo me il gioco lo calcola. Cioè, c'hanno tipo l'ultima chance alla Kingdom Hearts. È una roba incredibile. Il gioco dice no, non ancora. Ma tanto quell'incantesimo maledetto. Sia le mani purificatrici radiose che i crociati oscuri sono al servizio della chiesa della radiosità oriana. Ma tra le due fazioni non corre buon sangue. E diciamo che i crociati vanno anche un po' verso Umbral, quindi giustamente cominciano subito a rompere i maroni. Ok. C'è l'altra via, però si ricollegava comunque qua. Droppino. E giù c'è la signorina con la mano mozzata. Ah no, c'era anche qua, cavolo. Avessi esplorato un pelino meglio. Ok, quindi per di là è Cal... No, in realtà non credo che sia quella Calrat, perché il coso... Quello di Fitzroy. Cioè, il cartello diceva di qua. Madonna. Sì, perché di là c'è tutta quella roba lì che porta anche direttamente a un altro dei fari. Ciao signorina, come sta? Only the ignorant think of the Rogars as mindless beasts. They're Adir's chosen children. Same as we once were. And they're clever and resourceful. Enough to know a sentinel's more use in death than in life, for one. I've been watching and learning. Bring me a dead sentinel, a strong specimen. I've got a plan. Oh, questo perché non abbiamo purificato il pilastro, quindi si è triggerata? Rogar will stand against you, I know. And I don't like the need for you to kill them. But in the end, Rogar or human, it's only the strongest who'll have a place at Adir's side. It's his way. As long as you're working towards the will of Adir, I'll have your back. Va bene. Cioè, la stessa roba, sto giro queste le compro perché chissà quando te rivedrò. Sì, mi sa che questa l'abbiamo sbloccata perché non abbiamo purificato. Madonna. Questo mi sa che è il santo, perché vedo che è tutto ricoperto di radici. Allora, per oggi basta. Facciamo un attimo un check finale della roba. E non credo ucciderò qualcuno per lei. Il fatto è che in questi giochi ci vuole talmente tanto poco a rompere possibili quest, non quest, finali, non finali, che io ho il terrore che se adesso magari faccio qualcosa per lei e mandiamo tutto a puttane. Diciamo che la mia paura è quella. Devo vedere se adesso magari parlando con qualcuno posso triggerare qualche sorta di azione o di roba particolare. Perché tipo loro... Forse posso uccidere il Vendor? Vediamo. Tu qualcosa di nuovo? You look tired, friend. No. Tu? That heretical umbral lamp and the dark crusaders are necessary evils in these dire times. As are you. No, beh, questo è il dialoghi stesso. Ma io se faccio tipo questo? Io perché ho... Allora. Ma che non credo che sia semplicemente la cosa del... Vai là a tirargli una pizza.
Perché, cioè, tutti quanti reagiscono di merda. Spero. Best watch your step out there. No. Però lui dice portami il corpo di una sentinella con i controcoglioni. Mi viene da pensare a pietà. Tu? If in doubt, you heed the captain. No. Meno che non sarà una cosa che possiamo fare più avanti, eh. Allora, tu sicuramente c'hai qualcosa da dire di nuovo. Several of our sacred texts tell of Saint Latimer, a noble knight and most devout follower of Our Lady, canonized after he sacrificed himself to help show the hallowed sentinels what was necessary for the greater good. Many have given their lives to sustain the beacons, but Latimer was the first and remains one of our most venerated figures. Ecco, il fatto che è comunque corrotto, cioè che era corrotta la roba, non so quanto si sono comportati bene, però dettagli. Allora, facciamo un attimo un check degli oggetti. Un pendente che incorpora diversi artigli e un piccolo teschio coperto di muschio. Infligge danni aggiuntivi per ogni effetto di stato inflitto a un nemico. Madonna, comunque potete fare delle build devastanti. Aumenta gli attributi di inferno e radiosità di 1. Un anello che trasuda costantemente un liquido ripugnante. Infliggendo l'accumulo di veleno si provoca anche l'accumulo di sanguinamento. Arma avvelenata diventa la devastazione, ragazzi. Cioè, con quell'anello voi potete fare delle cose. Cioè, vi fate una dual con il sanguinamento, ve le baffate con il veleno, fate delle porcate. Prossima volta lo proviamo. Lo proviamo, assolutamente. Possiamo finalmente darti quegli oggettini di merda. Toh, prendi il rosario. Vanguards are well versed in infiltrating secluded and hostile territories, and Mondstadt is certainly both. Let the presence of this rosary serve as a reminder to you that wherever sin may fester, it will always be found and expunged by the Dark Crusaders. Va bene. Il libro dei peccati. While even the handling of such items is objectionable, all facets of this heterodoxy must be exposed. Va bene. Ancora parla. Two fellow crusaders accompanied me to Mornstead. One, a paladin who sacrificed himself to facilitate your resurrection. The other, a harrower, who revealed herself to be an apostate and thief. When she stole the apparatus with which I am able to converse with the Council of Overseers, an apparatus I would see returned to me by your hands. Harroward Dervla can be found in the tenebrous bowels of the mine, a fitting place for one who has turned her back on Aureus Light. Sì, ma questa qua non è la signorina con cui abbiamo appena parlato, perché io con i nomi lo sapete che ogni tanto, soprattutto all'inizio, mi confondo. Whatever poisonous lies Derva may spit at you, heed them not, for they are nothing but the foul blasphemies of a fallen knave. Ok, sì, è quella. If the abominable Rogar and heretical sentinels were not already reason enough to demand Mornstead's cleansing, consider those feculent savages who wallow in that swamp, for there is no place within Aureus Light for such beasts. Death is a merciful release in the face of such a loathsome existence. Madonna, quanto è incazzato. Ma forse perché vuole che uccidiamo lui. Madonna, ho paura di tirarlo, ragazzi. Oh, mica ho visto quella scintilla, ho detto cazzo, adesso è la fine. Ok, no, forse c'è qualcosa proprio di particolare da dover fare. Anzi, magari dobbiamo attaccare... Oh, stavo dicendo, forse dobbiamo attaccare il signorino, il primo Rose of the Fallen o qualcos'altro. Ascia da epuratore. Gli epuratori costituiscono una grossa fetta delle forze combattenti dei Crociati Oscuri, perciò è facile vederli durante battaglie e assedi, quando sfondano le linee nemiche che si fanno largo attraverso la breccia nelle mura per abbattere qualsiasi eretico sul loro cammino. La Madonna. Così come la grazia di Orius discende sui cuori giusti dei suoi fedeli, allo stesso modo il suo giudizio si abbatte su quelli peccaminosi dei malvagi. Una fonte di luce radiosa che rimuove gli effetti di stato e l'accumulo
accumulo di stato. Perché però dovrei usare questo e non quell'altro? Perché questa è una versione mini. Nonostante il culto di Horus sia così diffuso, alcuni dei suoi seguaci scelgono ancora la vita solitaria e pericolosa del predicante errante, perché ci sono sempre delle anime ignoranti da salvare e dei pagani maligni da correggere. Solo pochi degli aspiranti crociati oscuri superano le prove necessarie ad entrare nell'ordine come neofiti, e sono ancora meno quelli che vanno oltre, e addirittura sopravvivono a questa lunga e pericolosa fase iniziale. Vabbè, ho capito. Abbiamo capito che i crociati oscuri comunque sono delle macchine da guerra, perché ce ne stanno tipo 10, sono Guts di Berserk. E vedendo sta armatura, cioè giusto l'elmo, Elmo di un'avanguardia, rapide, letali e dotate di una notevole resistenza, le avanguardie c'erano nei loro compiti di esploratrici unità avanzate, spesso collegate a una forza principale di crociati oscuri. Lavorano in generale da sole o in piccoli gruppi e svolgono attività di ricognizione, trasmissione di informazioni, sabotaggi, omicidi. Andiamo da Mollu. Devo capirle le quest, perché ho il terrore di fare qualsiasi cosa senza accorgermene. È una roba incredibile. Ho il terrore. A meno che adesso tipo non gli è sbucato qualcosa dietro in Umbra, ma no. Ciao Mollu. Offri ricordo, fammi spippolare. E scudo a torre, uno scudo un tempo ben tenuto e portato con orgoglio. Ora arrugginito, sfregiato e parzialmente coperto di radici. 150 di veleno fa sta roba? Una alabarda un tempo impugnata da Sir Latimer delle Sentinelle Consacrate. Armatura indossata da Latimer. E giavellotto di Latimer. Pur non avendo un talento naturale per la magia, Latimer si impegnò per apprendere alcuni incantesimi in base della magia radiosa, in modo da poter aiutare meglio i compagni che combattevano al suo fianco in battaglia. Lancia un giavellotto esplosivo di magia putrida. Tuttavia, poiché le sue spoglie sono rimaste a marcire nella palude desolata, la magia che aveva appreso ha assunto un aspetto più ripugnante e oscuro. Ah, ok, quella era letteralmente le radici corrotte che si sono impossessate del corpo. Madonna. Allora, lo prendiamo subito. Possiamo potenziare la lanterna, non mi sono accorto. No, c'è qualcosa di nuovo negli acquisti? Arma avvelenata. Prossima volta la prendiamo e voglio farci dei test anche in privato. E proviamola. Proviamola. Quanto costa? 52. Questo 39. Una roba normale 13. Penso sia la magia. Minchia, arma avvelenata 60. Dio Cristo. Vediamo. Ah, ok. È letteralmente la skill che utilizzava lui. E fa anche un piccolo effetto E. Figo. Figo, 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 figo. Di qua? C'è qualcosa? Salve, lei c'ha qualcosa da dire? No. Va bene. Va benissimo. Devo fare un paio di ricollegamenti anche proprio a livello di storia. Però credo che sì, quella che intende il signorino è proprio la signora con cui abbiamo parlato. Tu qualcosa di nuovo? No. Va bene. E che dire, ragazzuoli, oggi anche abbiamo fatto tanto, 2 orette. Abbiamo preso un sacco di pizze dal boss, però secondo me ci stanno pure, soprattutto quando si è all'inizio. Io spero che l'episodio vi sia piaciuto, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se siete delle persone nuove. Inoltre, se volete supportarmi nei miei contenuti, insomma nel mio piccolo percorso da content creator, avete vari modi con cui potete farlo. Il primo, quello col vil denaro, magari facendo l'abbonamento su Streamlabs, venendo in live o facendo anche una donazione. O altrimenti, se volete avere un approccio un pelino più indiretto, sotto in descrizione trovate i miei vari link da affiliato HRK, ad Amazon e Ko-fi, con cui voi potete acquistare un sacco di giochi e chiavi a poco, supportandomi anche in modo totalmente gratuito. Inoltre mi trovate in live sul sito Viola dal lunedì al venerdì dalle 22 in poi, salvo ovviamente dei casini, quindi se volete passare a farci un saluto siete più che benvenuti, belli. Io vi ringrazio sempre di tutto quanto e ci vediamo al prossimo episodio, belli.